eccomi ora nel padiglione Honda con Sebastiano. Sebastiano, come va la fiera? La fiera va benissimo, abbiamo riscontrato grande affluenza di pubblico, il nostro stand è sempre pieno perché le persone si divertono molto e trovano novità, musica, MotoGP, di tutto. Abbiamo alle nostre spalle una moto di cui vorresti parlarmi, vai! Sì, questa è l'edizione 2015 del Goldwing che abbiamo rinnovato con una livrea speciale in occasione dei 40 anni appunto di questa moto. Questa moto è un touring, ma è anche la base per le nostre custom F6B e F6C che riscontrano grande successo perché hanno la base il nostro 1.8 6 cilindri che è fantastico. La Goldwing e l'F6B hanno anche la radio, quindi si viaggia in tutta tranquillità, ci si diverte, e l'F6C invece è una versione ancora più spogliata, custom e più aggressiva. E a che pubblico sarebbero rivolte queste moto? Diciamo che il Goldwing è una fascia premium che in Italia trova tanti appassionati, facciamo un raduno internazionale in cui sono coinvolti più di 300 equipaggi, ma chiunque ha voglia di divertirsi e di avventurarsi verso viaggi veramente lunghi e belli può prendere questa decisione di prendere queste moto fantastiche. Sebastiano, ti chiedo il tuo punto di vista, quale moto preferisci tra queste? Ma io preferisco proprio il Goldwing, il top diciamo, però non nascondo che ci sono anche altre moto, per esempio il CTX 1003, sempre di quella fascia, che sono fantastiche, sempre fatte per grandi viaggi e danno molte soddisfazioni. La versione più piccola del CTX 1003, la CTX 700, ha sempre le borse per viaggiare in tutta tranquillità e ha l'innovativo sistema DCT, il cambio automatico e sequenziale a doppia frizione, che equipaggia ormai parecchie nostre moto e che è scelto da più della metà degli acquirenti di quel modello. Ottimo, Sebastiano, ti ringrazio. Grazie, e buona giornata. Ciao.